E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata, qui come sempre Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di parlare con il pallavolista Simone Buti. Ciao Simone, come stai? Ciao, tutto bene? Ciao a tutti gli amici di Radio Android. Bene, come prima domanda direi di presentarti un po'. Chi è Simone Buti? Cosa fa nella vita Simone Buti? Allora, Simone Buti è un ragazzone di 2,6 m, diciamo, mettiamola così. Hai. Sì, sono un po' cresciuto, mettiamola così. E nella vita fa il pallavolista, ormai sono più di 20 anni che gioco a pallavolo. Ho iniziato nel 98, mi ricordo ancora quel giorno, il 12 ottobre del 1998, per essere precisi. Ah, proprio il giorno preciso. Esatto, pensa te. E quindi un po' di acqua sotto i ponti è passata. Senti, com'è che ti sei appassionato a questo sport, alla pallavolo? Ma è stato un discorso più che altro di necessità, perché avevo 15 anni appunto e devo essere sincero, stavo proprio bene così, perché comunque non facevo sport, non facevo niente, ero proprio felice. Però essendo 1,98 avevo un po' la tendenza a chiudermi con le spalle, insomma ero cresciuto tanto e quindi il dottore, il classico consiglio del dottore, meglio se fai un po' di sport, da lì insomma è nata tutta questa cosa. Ah, ecco, quindi poi da lì hai proseguito e hai deciso di fare pallavolo. Senti, invece attualmente ti trovi a Monza, nella squadra del Monza, di pallavolo. Come ti trovi in questa società? Beh, adesso sono appunto nel Vero Volley Monza, è una società davvero, davvero grande perché conta, pensate, più di 1500 tra ragazzi e ragazze che giocano a pallavolo, quindi una società molto grande che in realtà non è nella massima serie da tantissimi anni, che però sta crescendo molto e è davvero molto interessante far parte di questa realtà. Ecco, ora facciamo un tuffo nel passato. Se ti dico Rio 2016, Argento Olimpico, quali sono state le emozioni? Ripercorriamo un po' insieme quelle emozioni del 2016. Beh, guarda, lamentare, insomma, ricordarmi di quei momenti vengono ancora i brividi, davvero, perché è stata un'emozione incredibile. Cioè, giocare un'Olimpiade è già un'emozione stratosferica per qualsiasi atleta, perché è un po' l'apice di quello che un ragazzino può sognare. Poi poter salire anche sul podio olimpico, poter giocare una finale olimpica, che è la partita delle partite, mettiamola così. È davvero incredibile. Le emozioni sono indescrivibili, cioè si provano delle emozioni che altre partite, e ne ho giocate tante, non ti danno. Non ti danno, e insomma, se vi capita di vedere un po' la semifinale olimpica, i punti finali, questa cosa si percepisce molto, si percepisce anche proprio dalle nostre facce, da come ci muoviamo in campo. Sì, ma già a guardarvi vengono i brividi, figuriamoci Sì. voi che vi trovavate in quel momento, cosa provavate, ecco. Senti Simone, quali sono le caratteristiche che secondo te un buon pallavolista deve avere? Bella, bella domanda. Allora, sicuramente, però questo vale un po' per tutti gli sport, perché comunque tutti gli sport un po' si accomunano, è quella di avere veramente tanta passione, tanto focus e tanta vision, per così dire, ovvero saper stare sul pezzo sempre, sia quando le cose vanno bene. Ma soprattutto la cosa più importante è quando le cose non vanno benissimo. Quindi proprio dal punto di vista emotivo e mentale questa è una caratteristica fondamentale, perché la carriera di un atleta passa momenti belli ma tanti anche momenti difficili che uno deve essere in grado di superare. Quindi ecco, dal punto di vista mentale direi la cosa più importante è questa. Ecco, come ultima domanda e poi ti lascio, voglio chiederti quali sono i sogni che vorresti realizzare in questa tua carriera da pallavolista? Allora, diciamo che tanti sogni ho avuto la fortuna di raggiungerli. Adesso quello che mi preme, insomma, visto anche che mi sto avviando purtroppo a fine carriera, è quello comunque di dare l'esempio ai più giovani, di far vedere anche come si sta in palestra, qual è la dedizione che ognuno deve avere. E penso che un giovane, se è furbo,
da uno che ha più esperienza ha sempre qualcosa da imparare, quindi ecco, quello che posso dare adesso è sicuramente questo. Va bene Simone, questa era la mia ultima domanda, io ti ringrazio veramente di cuore per aver accettato il mio invito, ringrazio anche la società del Vero Volley Monza per averci permesso questa intervista, ti mando un grande abbraccio e allora buona carriera. Grazie, grazie di tutto, grazie a voi e buon proseguimento. Un abbraccione Simone, ciao caro. Ciao, 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 ciao a tutti.